Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio di Planet Zoo. Allora, adoro ragazzi, io adoro questo gioco, mi ha tenuto compagnia quest'estate, oltre ovviamente The Sims, e devo dire che mi piace tantissimo. Allora ragazzuoli, abbiamo un po' di cose da fare, vado a mettere un attimo in pausa per farvi vedere cosa abbiamo fatto finora. Allora, questa è la... Madonna, che bella la visuale. Allora, noi abbiamo fatto un primo recinto con degli animali, dove appunto ci sono i grizzly. Grizzly che hanno, ragazzi, vi dico già, avuto due cucciolini, che sono Waylin. Guardate che patatini! Oddio, sono bellissimi. Waylin e Seignourz. Eccolo qui un altro, che è un maschio in realtà. Quindi potremmo iniziare a pensare all'idea magari di liberare qualcuno in natura. Questi animali, devo dire, stanno decisamente bene. Io vado a segnare, vedete, il benessere al 98%. Sono molto contento di questo, come si dice, di questo... recinto, tra l'altro mi è venuto proprio carino. E poi ragazzi, abbiamo messo la prima mostra, i primi animali da mostra. Guardate, tra l'altro, la gente, ragazzi, ma qui a Planet Zoo si vestono in maniera proprio stranissima. Guardate il dettaglio delle persone. C'hanno questo aspetto un po' cartonato, però sono vestiti tutti diversi e mi piace tantissimo questa cosa. Vi dicevo, questo è invece la struttura da mostra dove abbiamo messo la nostra rana dorata e credo anche la rana dorata sono in quattro. Adoro. E credo, se non mi sbaglio, sì, che loro devono avere un gruppo sociale dell'animale equilibrato, quindi quattro esemplari sono più che, diciamo, adatti. Oggi, ragazzi, io vado a rimettere play. Un po' stiamo guadagnando, devo dire la verità. Abbiamo un po' di obiettivi, raga, dove ai profitti generali siamo nella merdaccia. Poi abbiamo il numero di visitatori che piano piano sta salendo, dobbiamo arrivare a 300, siamo a 200. E poi abbiamo adotta specie da mostra, quindi avere due esemplari di specie da mostra, che è quello che andremo a fare magari oggi per completare questo obiettivo. Le nostre notifiche, i nostri avvisi è che lo zoo è a corto di denaro e ce ne siamo accorti. E poi ragazzi, abbiamo la ricerca, finalmente la ricerca, abbiamo migliorato questa ricerca, vi faccio vedere, è stato finalmente trovata la turbina eolica come nuovo generatore, diciamo, di corrente. Io volevo cambiare un attimo la ricerca e metterlo magari tipo habitat, provare a vedere qui habitat cosa ci dà. Anzi, potremmo anche vedere fin da subito. Ok, non abbiamo molti soldi, ragazzi, anzi, ne abbiamo veramente pochi, quindi potremmo anche pensare di fare magari a livello 1, non ci dice esattamente cosa ci darà. Potremmo iniziare a pensare magari di fare un piccolo investimento, chiedere un piccolo prestito. Non so perché questo, diciamo, questo zoo non sta guadagnando. È la prima volta, ragazzi, avrò fatto qualche errore, non so quale. Ovviamente non potevo iniziare meglio di così. Allora, andiamo a mettere un altro animale da mostra, così da cercare di... Ok, ci vogliono 3.000 dollari. Bene, ragazzi, io direi che a questo punto didattica, no, struttura, non c'è tipo le finanze. Finanze, eccoci qua. Grafico prestiti. Potremmo chiedere un prestito, ragazzi, che dobbiamo. Abbiamo prestiti di vario genere. 20.000, 50.000, 10% di interessi e 5.000 da 1 a 4 anni con il 10%. Allora, questo mi sembra da 3 a 10 anni con 5% di interessi. Direi che forse è il migliore. Ok, e piano piano andremo a spendere. Va bene. Allora, io metto un attimo pausa. Vado in strutture, ragazzi. L'allergia, nonostante tutto, non ho più il ventilatore acceso, non passa. Andiamo a mettere un'altra mostra, visto che ci troviamo. No, non così.
Non la voglio attaccata a quella. Ok, allora mettiamola qui. Ma perché mi dà? Io non la voglio attaccata. Vabbè, me la dà attaccata, non so perché. Non chiedetemi perché. Allora non la mettiamo qui. Guarda, io te la metto da questo lato. Aspetta, la metto qui. Guarda, che carina. Così c'è anche la doppia visuale. Ok. Mettiamo play, scusate, e andiamo a vedere gli scambi, appunto, degli animali da mostra. Allora, abbiamo, oddio, non la blatta, abbiamo il boa, il centopiedi. Io vorrei, non vorrei spendere, vorrei utilizzare i punti, quindi, lo scorpione gigante, direi di adottare lo scorpione gigante, ragazzi, che abbiamo sia il maschio che la femmina. Adoro. Scorpione, scorpione. Invia lo zoo e lo andiamo a mettere proprio qui. E guardate un po', abbiamo fatto appunto questo, come si dice, questo obiettivo. Quindi possiamo riscattarlo, ci danno dei soldi per fortuna. E cosa abbiamo qui? Benessere basso. Ok, andiamo a capire di cosa hanno bisogno questi scorpioni. Allora, l'umidità e la temperatura. Allora, la temperatura potremmo alzarla un pochino, dato che non è proprio preciso. L'animale non si trova nel suo. Abbiamo capito. E poi alziamo l'umidità. Ok, direi che va sicuramente meglio, così abbiamo evitato questa cosa. La mostra, abbiamo bisogno delle dotazioni, lo so, ma non credo, infatti, dobbiamo mettere le dotazioni, ricerca veterinaria, magari la ricerca sullo scorpione gigante, così che cerchiamo di migliorare anche la vita di questo scorpione. Comunque, in ogni caso, abbiamo già il benessere a 85. Direi senza ombra di dubbio di non farci mancare per la didattica, ragazzi, strutture tipo questo qui, che è molto importante per quanto riguarda la didattica. Seleziona gruppo, sì, ok. Ne vorrei mettere un altro tipo qui, dato che la gente comunque viene poi qui a vedere. E metterei appunto scorpione gigante e appunto scorpione gigante. Oltretutto, raga, visto che ci troviamo, direi di mettere assolutamente anche una cosa per le donazioni, perché lo scorpione ha bisogno di donazioni. Altra cosa che voglio fare subito, senza indugio, dato che abbiamo ancora un po' di soldi, è mettere queste robe. Ovvero mettere sicuramente tipo un chiosco del cibo, dato che c'è. Come potete vedere, per ora non abbiamo grandi coperture, nel senso che non abbiamo le strutture esteriori, quelle le andremo a scaricare piano piano con diciamo i temi. Infatti voglio anche capire quale tema mettere. Allora, abbiamo messo cibo, chioschi di bibite. Io metterei anche il gadget senza ombre di dubbio, senza ombra di dubbio. E poi metterei con 2000 anche dollari tipo i bagni. Perché ho messo il cuoricino al bagno? Ok, questi bagni pazzeschi, cioè così, proprio senza ritegno. Vabbè, dai, li mettiamo così, poi tanto al massimo, ragazzi, li andiamo a togliere. Ok, usciamo da questa cosa. Allora, la cosa bella è che la gente andrà subito ad acquistare, ma io metterei, perché lo so, conosco i miei polli, andrei a mettere. Aiuto, dove stanno? Qui andrei a mettere dei cestini, uno qui, anche magari della raccolta differenziata, dato che ci troviamo, perché sennò la gente è veramente schifosa. E andrei a mettere, visto che ci troviamo e siamo qui, anche due tavolini, non lo so, li metterei nell'erba, però non si può a quanto pare. Quindi boh, forse ne metterei uno qui, uno qui e uno qui. Così, ragazzi, un po' a caso, perché ancora non ho stabilito per bene il tutto. Allora, qui ci sono cosa? Non hai assegnato custodi alla mo. Girl, hai ragione.
Allora no, un attimo, facciamo così. Cosa abbiamo fatto? La ricerca dello scorpione, molto molto bene. Aspettate, devo fare assolutamente così, tipo area di lavoro, for example, modifica, qui. Ok, così adesso c'è in questa cosa. Credo ora, sì, infatti, adesso si trova. E andiamo subito, ragazzi, a modificare qui il... non il clima, ma le disposizioni. Infatti possiamo mettere i vari rami. Poi ci è arrivata la notifica, ragazzi. Oddio, gestionali, ragazzi, non ci danno 2 minuti di tempo. Che qui sono nati dei cucciolini. Ok, quali sono? Ci sono 3 maschi e 4 femmine. Allora facciamo così, guardate. Preferisco guardare la gestione degli animali da questo punto di vista. Nelle mostre. Rana dorata. Ok, aspettate. Animali. Ah, eccoli, sono qui. Allora, abbiamo questi 3 che sono nati adesso, che sono 2 femmine e 1 maschio. Quindi io direi, e hanno anche più punteggi a quanto pare, a parte questo che è dorato. Io andrei a levare questa femmina e questo maschio, se possiamo. Guardiamo un po' se li possiamo... Non lo possiamo liberare in natura. Questa la possiamo liberare in natura. Quindi andiamo a liberare in natura lui. Ci dà 2 punti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo raggiunto 300 visitatori. Adoro. Guardate infatti quanta gente, ragazzi. Sono contentissimo. Cioè, guardate qui. Quanta gente contenta, i bambini con i palloncini perché vanno qui al negozio dei souvenir. Comunque, io volevo mantenere un massimo di 4, quindi devo togliere 2 femmine. Adottato, vediamo se lui, lei la possiamo... No. Lei la possiamo liberare in natura, anche se ha 1125. Liberiamo in natura. Guardate, gene della fertilità, benissimo, benissimo questa cosa. E poi abbiamo ancora un'altra femmina, ragazzi. Potremmo anche liberare una di quelle appena nate, in realtà. Eh sì, potremmo liberare lei, per esempio, libera in natura. Adoro, adoro, ragazzi, sono veramente contento perché poi sale anche la nostra valutazione della salvaguardia, quindi sono veramente, veramente contento. Un'altra cosa che voglio fare, assolutamente, è farvi capire anche un'altra cosa. Ci sono degli animali, vi faccio vedere, per esempio, se noi andiamo sull'orso. A parte questo gioco mi piace perché è anche molto istruttivo, se ovviamente uno ha tempo, tra virgolette, da dedicare a questa cosa. A parte questo orsone, quanto è bello, c'è tutta la parte di zoopedia con tutti gli animali, ragazzi. C'è una descrizione che io adoro, questa cosa. Poi abbiamo l'habitat proprio naturale, cioè lui è del Nord America. Abbiamo i dati della specie, quindi l'aspettativa di vita, perché poi i nostri animali moriranno, ovviamente. Le dimensioni, di quanta, cioè di cosa hanno bisogno nell'habitat. Ci sono veramente un sacco di robe. Poi abbiamo lo stato della ricerca, infatti è stata fatta un'altra cosa. E abbiamo la dotazione tra specie, perché ci sono degli animali che, in questo caso il grizzly direi proprio di no, però ci sono degli animali, ragazzi, che possono vivere insieme. Comunque i cucciolini che seguono la mamma credo sia una delle cose più belle di questo gioco. Sì, ci sono degli animali come le zebre, i fenicotteri, no, i fenicotteri no, però le zebre, gli struzzi, le giraffe, che sono animali in cui... che li possiamo mettere nello stesso habitat, e questa cosa a me piace tantissimo. Infatti vorrei fare poi un macro habitat che ci permette appunto di avere tutti questi animali tutti insieme. Allora, abbiamo fatto il livello 2 della ricerca, vediamo se abbiamo nuove dotazioni, vediamo un po', no, in realtà no. Allora cosa abbiamo scoperto con la ricerca? Io adoro, ragazzi, questo gioco. Allora, con curiosità e ricerca sulla riproduzione. Poi abbiamo fatto curiosità
Ricerca sulla produzione bonus alla didattica, molto bene. E ora ragazzi stiamo facendo ancora curiosità e altro bonus sulla didattica. La didattica è molto importante, non la sottovalutiamo perché diciamo che chi l'ispettrice, quella che vedete ogni tanto comparire qui, ci darà proprio dei punteggi anche sulla didattica che serviranno per far crescere la fama del nostro zoo. Comunque ragazzi, qui c'è un bel po' di folla. Il che mi piace molto. E come obiettivi cosa abbiamo? Dobbiamo profitti generali. Raggiunge un profitto annuale di 2.000 simoleon. In realtà siamo abbastanza in perdita. Vedete, l'ispettrice arriverà fra 13 mesi. Comunque possiamo, visto che ci troviamo, pensare di fare un altro. È volato un palloncino. Pensare di fare un altro habitat da questa parte che mi piace veramente tanto. Cos'è? Ah, è arrivato un nuovo adotta e colloca due esemplari da habitat di specie diverse, per l'appunto. Allora, potremmo iniziare a vedere a fare un macro habitat in realtà. Guardate, il bisonte americano ce n'è uno bianco perché hanno fatto anche un aggiornamento, ragazzi, attraverso il quale praticamente anche tra animali ci sono colorazioni diverse. Oddio, c'è il cammello, che bello! L'elefante indiano, annuncio scaduto. Ok, forse potremmo aggiornare la lista, infatti. E c'è il fenicottero rosa, però ci sono solo due maschi, no. Vorrei qualcosa di. Oddio, l'ippopotamo, il licaone, il lupo. Ce ne sono tantissimi, ragazzi. Bellissimi. Ecco qua, ce lo capi. Allora, lo capi, ragazzi. Io metto in pausa, ancora mi scade il minuti 2. Lo capi, ragazzi. È un animale. Innanzitutto andiamo a vedere un attimo Zoopedia. È un animale. Che praticamente è un animale che io ho scoperto grazie a Zooticon, ve lo dico molto apertamente, in pericolo. Oddio, no, popolazione in natura 13.000 e 35.000. Questi sono dati reali, ragazzi, di quello che è. Ed è al centro dell'Africa. È un animale veramente particolare perché, vedete, ha un po' questa cosa tra la zebra, cioè è un po' così, cioè è un po' zebra, però è piccolino, marroncino, mi piace tantissimo. Ed è un animale che non ha bisogno di un habitat con altre specie. Oltretutto, noi abbiamo esigenze minime, il terreno di almeno 1081 metri quadri. Questo è il mio citofono che suona, ragazzi. Ormai, se mi state seguendo qui in settembre, state capendo che il citofono qui suona perennemente. Io mi incazzo. Comunque, ragazzi, io direi che possiamo assolutamente prendere lo capi. Oddio, dov'è? Aspettate. Dov'è? No, non mi dite che l'ho perso, eh. Orso, io volevo lo capi, anche perché c'è un maschio e una femmina, e tra l'altro, ragazzi, si possono adottare tutti e due con i punti qui, stavo dicendo i punti fedeltà, mi sembra di essere all'S lunga. Anzi, possiamo avere, diciamo, lo capi che è un animale senza dover pagare nessun soldo, diciamo. Allora, io direi che questi noi li inviamo subito. Qui nella quarantena, così gli facciamo un controllino, visto che ci troviamo. Qui abbiamo ricerca veterinaria completata. Adoro lo scorpione, va bene, quindi io poi sposterei la ricerca sull'okapi appena potremo. E andrei a fare subito una recinzione, raga. Visto che ci troviamo, vi faccio vedere anche come si fa. Allora, io vorrei limitarmi. Cioè, vorrei fare una cosa tipo del genere per mettere delle piante. Allora, qui c'ho, come potete vedere in basso a destra, vedete che c'ho tutti i fattori. Cioè, posso aumentare l'altezza, posso diminuire, diciamo, la lunghezza del tratto. Infatti, ora lo vado a diminuire perché lo voglio fare proprio abbastanza preciso. Molto bene. Poi andrei invece ad aumentare. Ok, e andiamo a fare, diciamo, il reticolato. Ok, ma io volevo sfruttare anche questa parte, quindi andrei a diminuire. Ok, e poi andrei invece ad aumentare. Ok, ora voi magari starete vomitando, per colpa della visuale, raga, però vi posso assicurare. Ok,
siamo in perdita, raga. Speriamo che questo capi porti, diciamo, un po' di ingressi, di fama, un po' di roba, perché abbiamo bisogno, raga, di guadagnare quanto più possibile, ma non tanto per una questione proprio economica di soldi, quanto per una questione di voler migliorare questo zoo. Questo zoo, che poi non ho mai capito io se si dice zoo o zoo, sinceramente. Quarantena superata, pronto ad uscire, molto molto bene. Allora, se potessimo metterlo in... Ok, molto bene. Quindi, come potete vedere, non è molto alto, ma in realtà io potrei anche evitare di fare, come posso dire, di alzarlo, perché lo capi non dovrebbe scappare. Metterei questo, andrei a mettere subito, ok, subito qui, diciamo, l'ingresso per il nostro custode veterinario, eccetera, eccetera. E io andrei a fare modifica recinzione tutta questa zona, visto che ci troviamo. Tutta, aspettate che mi sono un attimo perso. Tra l'altro, raga, nei commenti fatemi sapere quali sono i vostri animali preferiti, se vi piace un determinato tipo di ambientazione, eccetera, eccetera, perché comunque vorrei anche cercare di seguire poi appena possibile, il vostro, diciamo, no? Io ora sto registrando con anticipo, sono sincero. Impossibile trovare una stanza dello staff accessibile. Aspetta, ora ci pensiamo. Oh, ok. Sì, comunque ho deciso, raga, che lo alzo un pochino. E soprattutto, raga, volevo sapere se a voi i video, diciamo, così alti, così... stavo parlando di altezza. Così duraturi, nel senso che durano più di 20 minuti, piacciono oppure no. Fatemi sapere se ve li gustate oppure no. Allora, noi abbiamo qui il tizio, i due okapi, maschio e femmina. Sposta, li andiamo a mettere subito qui. Ok, così verranno portati. Andrei subito a modificare l'area di lavoro, che per fortuna abbiamo, è ancora piccolo lo zoo, quindi non dobbiamo crearne una ulteriore. Ok, cosa sta succedendo? Quarantena superata, sì, abbiamo capito. Ed eccolo qui, ragazzi, che arriva l'okapi. Oh girl. Arriva l'okapi, eccolo! Guardate che animale particolare! È proprio un animale particolare, ragazzi. È un misto tra, non lo so, una zebra e una, boh, è una iena quasi, non lo so. Comunque, nello zoo. Vabbè, ok, abbiamo capito. Oh, io devo segnare lui, scusate. Lo prenderò da qui. Allora, io andrei subito a modificare la ricerca degli animali, tanto diciamo lo scorpione siamo abbastanza in positivo, ecco. Benessere, ecco, nutrimento e socialità per ora va bene, l'habitat, terreno, piante, rifugi al coperto e dotazioni. Allora, io direi, ragazzi, che ci facciamo al volo, al volissimo. Qui ci sono delle piante che non possono rimanere perché lui è Africa e tropicale, benissimo. Quindi possiamo andare tipo nei terreni. Scusate, io faccio sempre prima il terreno e poi le piante. Erba zero, erba lunga, ragazzi. Andiamo a fare erba corta. Così andiamo a levare più che altro l'erba lunga. E poi sull'erba corta ci andiamo a lavorare tutte le altre. Vedete, ora ne ho messa anche troppo. Troppa, scusate. Però poi diciamo che sull'erba corta ci vado a lavorare tutte le altre parti. Però vedete, già abbiamo eliminato gran parte dell'erba lunga che questo animale non vuole. Quindi direi che siamo abbastanza, ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti. L'erba è sta bene. Tanta tanta terra, ragazzi. Io solitamente vado di pesante, sia per la pietra che per la terra, perché così lui vuole tantissima terra, ragazzi. Aspettate, vado a modificare, dato che ne vuole tantissima, vado a mettere un po' di una e un po' dell'altra ad oro.
Sono nati i cuccioli della rana dorata. Ancora? Oddio, raga, queste rane sono molto prolifere, il che va molto bene perché le rimettiamo in natura e quindi andiamo a fare grandi cose. Un po' di sabbia. Ok, direi che questo terreno può andare, gli piace. Infatti andiamo a mettere subito con l'habitat, basta mettere con i filtri la specie, andiamo a cercare okapi, ragazzi, così ci escono tutte le cose che sono adatte a lui, tipo rifugi al coperto. Io andrei a mettere già questo, che è quello più grande, così che non abbiamo problemi, diciamo, qualora facessero dei cuccioli. Io lo vado a mettere qui. Ok, 97% addirittura. Giaciglio grande, lo andiamo a selezionare e poi lo mettiamo qui. Perché rifugi al coperto mi dà? I rifugi non bastano per riparare tutti gli animali. Accidenti. Ne mettiamo un altro se vuoi. Ne metto un altro, 100%, molto bene. Rifugio, il giaciglio lo metto anche fuori, così ce l'hanno tutte e due. Oddio, ragazzi, abbiamo pochissimi soldi. Ambiente, abbiamo bisogno di copertura e di piante. In realtà abbiamo bisogno principalmente di copertura, quindi andrei subito sulla natura. Anche qui andrei a mettere subito i filtri. Continente, abbiamo Africa, adoro. E come bioma abbiamo tropicale, mi sembra, giusto? Sì, tropicale. Tropicale, adoro. E abbiamo tutte queste robe, raga. Io vi consiglio sempre, vediamo se ok, gli piace. Vi consiglio sempre di mettere una varietà diversa delle cose, e soprattutto se fate macachi, scimmie e robe del genere, di evitare di mettere gli alberi vicino ai recinti, perché sennò gli animali potrebbero scapparvi. Allora, se io metto questo alberone gigantesco ad oro, ne metto anche un altro tipo qui. Ok, manca un po' di copertura e quindi andrei di queste robine qui. Oddio, raga, si spende tantissimo per fare diciamo l'erba qui, le piante. Però siate, poi io non sono un bravissimo builder di queste cose, però stiamo abbastanza bene qui, quindi eviterei altre robe. Torniamo indietro. Allora, questo animale sta molto bene, mancano solo praticamente le dotazioni. Vediamo se abbiamo già qualcosa per l'okapi. Quindi dotazioni non abbiamo davvero niente. A corto di denaro di nuovo. Ai, ricerca. Ok, cosa abbiamo ricercato per l'okapi? Vediamo un po'. Se noi andiamo a cliccare, abbiamo livello di cibo e curiosità. Le dotazioni gioco, il bonus didattica e le curiosità come dotazioni alimentari, ancora, ragazzi, non le abbiamo sbloccate. Però direi che abbiamo un nuovo obiettivo, lo andiamo a leggere la prossima volta. Però direi, ragazzi, che sono molto contento di questa cosa, perché devo dire che nel prossimo episodio possiamo dedicarci anche alle dotazioni, alla nuova ricerca, a vedere un po'. Ormai abbiamo veramente un sacco di persone, 364, quindi è vero, siamo a corto di denaro, ma stiamo andando sulla strada giusta, secondo me. Oltretutto arriverà l'ispettrice, che secondo me sarà molto contenta. Socialità. L'animale presenta lieve benessere. Perché? È stressato e prova a nascondersi. Adoro, adoro. Quindi un po' si nasconde. Va bene, ragazzi, io non mi voglio perdere in altre chiacchiere, perché questi video sono già abbastanza lunghi. Nel prossimo episodio completeremo questo, diciamo, questo habitat, e magari parleremo ancora un altro po' dell'okapi. E nulla, raga, io vi aspetto al prossimo episodio. Vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un mi piace, di commentare. Fatemi sapere tutto sul vostro mondo animalesco. E io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao a tutti!